cuoio. Allora, intanto sul secondo numero non sono i numeri, ma è la qualità. Chiaro, colpisce che abbiamo superato Pompei, ma è relativamente importante. Sicuramente ci stiamo attestando su una visibilità importantissima. E quindi non possiamo che essere soddisfatti anche per questo milione di visitatori, e speriamo che di aumentare considerando il contingentamento che noi abbiamo. La questione dei lavori a noi è un grande impatto, cioè noi stiamo facendo veramente miracoli per far modo che da un lato abbiamo grandi numeri, grande qualità di narrazione culturale, dall'altro vi ricordo che oltre Corso Giannone, oltre quello che è visibile all'esterno, stiamo rifacendo i tetti, le facciate, gli androni, l'illuminazione, una serie di cose che anche adesso per il video mapping, rimettere insieme tutte le imprese e dire non interferiamo con la visibilità all'interno del cortile, non è stato semplice. E per Corso Giannone stanno andando avanti, io mi lamento sempre con la direzione lavori che sono troppo lenti, però stanno facendo un lavoro molto serio, molto sì, perché ogni tanto c'è una frusta che però è anche vero intanto che la biglietteria sarà automatizzata. Occhio a pensare una cosa, da lì è più importante che si esca verso la città, non è tanto l'entrata, perché l'emozione, la suggestione, il valore culturale della Reggia passa attraverso il cannocchiale centrale, però una volta fatta la visita bisogna uscire in città per comprare la mozzarella, per fermarsi nelle ristorazioni, per fermarsi nei negozi. Nessun turista fa queste cose al contrario. Quando noi visitiamo, andiamo a visitare il museo, poi visitiamo. Posso interromperti? Naturalmente non andrò nel dettaglio, ha talmente ragione la direttrice che negli ultimi 15 giorni ho avuto due incontri di gruppi che vogliono aprire alberghi su Corso Giannone da quando si aprirà la porta su 1 ieri, la porta di fronte alla chiesa di Sant'Antonio. Non vorrei far fraintendere che uno dice l'entrata, no, un gravissimo errore, perché l'effetto wow, come ha ricordato la Mozzola quando è arrivata, è scesa dalla macchina e ha fatto wow. Noi l'effetto wow lo dobbiamo regolare a tutti, e quindi è un'uscita, non è un'entrata, anche se noi metteremo la biglietteria automatica per far sì, e abbiamo fatto anche uno studio, in realtà chi pernotta in albergo non entra dall'ingresso laterale, entra sempre dall'ingresso centrale, come è giusto che sia. Quindi per questo vorrei un attimo sgombrare il campo, perché bisogna uscire in città, bisogna vivere la città finita l'esperienza, per dormire e per mangiare soprattutto, perché se no... E l'altra domanda. Peschiera Grande, lo so che è una spina del fianco, lo sapete, noi siamo andati in contenzioso con la ditta e quindi i lavori riprendono, stiamo aspettando l'autorizzazione da Roma per riprendere i lavori secondo il percorso che deve essere fatto. Quando si entra, lo sa bene la pubblica amministrazione, quando si entra in contenzioso con le ditte ci sono dei tempi e dei modi. Noi stiamo lavorando con l'Avvocatura di Stato, perché per me la tutela della pubblica amministrazione nel nostro istituto viene prima di tutto, e questo devono capirli tutti quelli che prendono appalti alla Reggia di Caserta. La Reggia di Caserta si pretende che il lavoro sia fatto a regola d'arte, nei tempi e nei modi giusti. Più o meno tempi per Corso Giannone, per Peschiera Grande? Io spero di poterlo inaugurare a primavera, mi auspicavo a Natale, e per primavera vorrei aprire questo nuovo ingresso. Peschiera Grande? Gestiremo. Peschiera Grande, ancora non ti... un punto interrogativo, fino a quando le leggi della pubblica amministrazione sono tali per cui noi possiamo dare un tempo e poi si procede per altro modo. Anche se lei aveva fatto una domanda... La proposta, sì, dei consiglieri comunali per... Allora, altra cosa, mito da sfatare. I casertani non sono entrati gratuiti, pagava il comune, e ci sono anche delle cose in sospeso. E se voi ricordate, nel 2013 arrivò dall'Europa il fatto che soprattutto il Museo dello Stato, che ha finanziamenti europei, tratta tutti i cittadini allo stesso modo. C'è un abbonamento che non... Quindi era il comune che ha pagato per oltre 40 anni praticamente. Per oltre 40 anni non gli ingressi. Se voi venite nel mio ufficio c'è un bel cartello che dice chi pagava. Ecco, quindi non, attenzione a non confondere. Comunque nessun museo dello Stato può affrontare questo in questo modo, non dipende proprio da me, e l'Europa ci ricorda che tutti i cittadini europei sono uguali. Abbiamo uno strumento importante che è l'abbonamento, in cui oltre per 50 euro, 40 se di coppia, 35 se si è fino a 30 anni o se oltre 65 anni, quindi io vi dico solo che è un centesimo al giorno,
stiamo parlando di queste cifre, ci sono una serie di agevolazioni che gli abbonati hanno, perché le mostre sono gratuite, c'è lo sconto sulla ristorazione, quindi credo che anche l'amore e il sostegno per un luogo magico che riceve finanziamenti importanti dall'Europa e dallo Stato, e che non bastano, perché ricordo che le dimensioni della Reggia di Caserta sono spaventose per il mantenimento, mantenete voi 27.000 metri quadri di tetto, e non significa anche passare attraverso quello che è un atteggiamento di fedeltà, di amore verso un luogo. 50 euro d'abbonamento, credo che se ne sfregano tanti. Ma poi fermiamoci oggi agli eventi di Natale. Poi oggi è bello così, facciamo volare. È bello che lavoriamo insieme per un territorio che merita un'attenzione internazionale. Grazie. Io prima di concludere l'ultima cosa volevo ringraziare. Però posso lasciarvi? Sì, grazie. Buon lavoro a tutti. Grazie.